Questa è una scelta scientifica di una maggioranza del Partito Democratico, che è un partito oggi infiltrato dalle banche, dalla grande finanza, in alcuni territori d'Italia infiltrato dal crimine organizzato, che dopo aver eliminato il dissenso interno, o pseudotale dissenso all'interno del proprio partito, elimina fisicamente l'opposizione dalla Camera, sbattendo fuori dei parlamentari dalla Camera dei Deputati, in una Camera dove il Movimento 5 Stelle ha preso più voti del Partito Democratico, ma non siamo maggioranza solo esclusivamente per via di un premio di maggioranza in costituzione. Istituzionale che si è preso il Partito Democratico, e per quello sono maggioranza nell'ufficio di presidenza che appunto decreta le sanzioni nei confronti dell'opposizione che siamo noi. Ci rendiamo conto di quanto sono gravi queste cose? È proprio una dittatura soft che utilizza i regolamenti per non avere rotture di palle. Loro non vogliono rotture di palle, noi per loro siamo un problema, un pericolo, gli blocchiamo le porcate, gli sveliamo i furti e le ruberie, perché di questo si tratta, perché abbiamo scoperto il sistema in calza prima che arrivassero i magistrati, denunciandolo, perché noi lì dentro daremmo voce ai milioni di insegnanti e studenti che stanno protestando contro la privatizzazione della scuola, e non è un caso che queste sanzioni siano contemporanee all'arrivo in aula appunto del decreto legge sulla buona scuola, come la definiscono loro. Provano, quindi questo è un segno da un lato proprio di violenza estrema da parte del Partito Democratico, da un altro lato obiettivamente è un segno di debolezza, quando ti sbattono fuori, perché hanno paura di te, hanno paura della nostra presenza, perché sanno che possiamo essere un pericolo per i loro sporchi interessi, sono interessi sporchi. Però andiamo avanti su questa strada, entreremo in tutte le regioni, anche lì sveleremo i teatrini e le ruberie e denunceremo i consiglieri regionali immischiati nel malaffare, costruiremo poco a poco, non è facile in Italia, però poco a poco una società basata su valori quali la trasparenza e l'onestà, continueremo a tagliarci gli stipendi, non molleremo mai e cammineremo insieme, trasformando questo paese in un paese normale, dove la polizia tutela i cittadini dai ladri e non tutela i ladri dai cittadini, cosa che invece succede in Italia. Marciamo assieme, soprattutto sabato prossimo, per il reddito di cittadinanza, che è una manovra economica importantissima per dare soldi e dignità a coloro che dignità oggi non hanno perché non hanno un reddito, e anche per spezzare quel cancro che è il voto di scambio. Tante persone le lasciano povere in questo sistema, le lascia povere perché grazie alla loro povertà possono attingere alla loro disperazione per comprarsi un voto. Andiamo avanti su questa strada, più ci sbattono fuori in questo modo e più capiamo che la strada è giusta, che ci stiamo comportando come abbiamo sempre promesso che ci saremmo comportati, al di là del taglio degli stipendi, mantenendoci puri in quel sistema corrotto, duri tanto che ci devono sbattere fuori, e coerenti, e prima o poi questo paese lo cambiamo, se riusciamo ad essere tanti tanti assieme. Non molliamo, che questa è la strada giusta. Ciao.